Buonasera e bentornati a Fuoco Incrociato. Questa sera partiamo da Campobasso, poi vi porto insieme a me a Termoli. Partiamo da una cosa positiva, non da una vertenza che invece seguiremo nella seconda parte, che è quella degli armatori. Partiamo invece però da una cosa bella, il ritorno dei Misteri. Quest'anno a Campobasso, una festa certo del capoluogo di regione, ma di tutto il Molise che attrae visitatori da ogni parte del mondo, potremmo dire. Tornano finalmente, come tante iniziative della nostra tradizione che stiamo già rivivendo dopo 2 anni di pandemia, e quindi do il mio bentornato, bentornata all'assessore Paola Felice in collegamento con noi, assessore comunale alla cultura, Campobasso naturalmente. Bentornata e buonasera, assessore. Buonasera a tutti e grazie dell'invito, è sempre un piacere. È reciproco, io e lei ci siamo già viste, abbiamo chiacchierato qui a Fuoco Incrociato un paio di mesi fa, forse perché stavate allora preparando, erano gli ultimi giorni di preparativi del ritorno della processione del Venerdì Santo, il primo grande evento di Campobasso che è tornato in presenza. Così adesso la disturbo mentre sta preparando il ritorno dei Misteri, diciamo una cosa un po' più imponente, no? Sì, Come sta nessun andando? disturbo, anzi, è davvero un grande piacere per noi riproporre finalmente la sfilata dei misteri. L'abbiamo attesa tanto e ovviamente siamo proprio nel pieno dei preparativi, la struttura tutta impegnata innanzitutto per la realizzazione della fiera, che è legata strettamente alla sfilata del Corpus Domini, mentre l'associazione è, come dire, proprio nel pieno dell'organizzazione. Quindi per noi davvero è una grande, grande gioia. Come diceva lei, la processione è stata un po', se vogliamo, sono state un po' le prove generali di questo ritorno in presenza. Devo dire che la città ha risposto davvero con grande rispetto e quindi siamo fiduciosi che anche per questo evento così importante, sebbene non ci sia più l'obbligo della mascherina, si mantengano comunque alte le precauzioni, perché insomma, diciamo che se il peggio è passato, però insomma, essere cauti ci predispone a poter vivere anche un autunno in serenità. Allora, partiamo dalla fiera e dagli eventi, poi parleremo del concerto. Naturalmente tutti siamo in attesa di capire come vi state muovendo insieme alle forze dell'ordine e quindi alla prefettura, e anche siamo in attesa di capire chi canterà al concerto. Ma partiamo da tutto quello che diciamo che c'è intorno e che caratterizza non solo il giorno del Corpus Domini, ma anche quelli precedenti. Sì, ovviamente il cuore della festa è la sfilata dei misteri, che confermiamo così come la conosciamo, quindi non ci saranno percorsi alternativi, ma il percorso così come si è sempre svolto si snoderà per il centro storico, con la conclusiva sosta al municipio per la benedizione da parte del nostro vescovo. Ovviamente legata alla sfilata dei misteri, è la tradizione quella delle bancarelle, come le conosciamo noi, quindi la fiera che partirà già dal giovedì e che, come negli anni passati, in parte sarà dedicata anche alla promozione del territorio per la quinta edizione della manifestazione avviata dalla scorsa consiliatura, La città dei misteri tra borghi e tradizioni. Quindi nel corso principale della città ospiteremo i comuni che avranno fatto richiesta, quindi i sindaci dei paesi della regione, che potranno insieme a noi cogliere l'opportunità di fare promozione del territorio nel giorno in cui la regione, oserei dire, ospita il maggior numero di turisti, ma anche, perché no, di persone che tornano da fuori e che spesso portano con loro, diciamo, i loro amici, i loro conoscenti per promuovere la nostra città. Certo, e quindi naturalmente, come diceva lei, è chiaro che non ci sono più le prescrizioni, ma tutti ci auguriamo che siamo nei limiti del possibile, tutti ancora cauti, perché naturalmente sarà un bagno di folla per la città che si protrarrà nei giorni anche precedenti a quello della sfilata. Non ci sono particolari
indicazioni, non possono essercene, però qualcosa che il comune magari sta mettendo a punto insieme, come dicevamo prima, anche chiaramente alle forze dell'ordine, al coordinamento della prefettura. Posto che, appunto, come lei diceva, non ci può essere nessun obbligo da parte dell'autorità, però quello che noi suggeriamo e continueremo a ricordare anche poi in prossimità degli eventi è di indossare la mascherina soprattutto nei luoghi dove ci sarà maggiore affollamento, quindi immagino, ecco, nel momento in cui magari ci sarà la benedizione e di solito il luogo nei pressi del municipio dove si affollano più persone, e questo anche per garantire sia i portatori che tutti i figuranti, che invece fortunatamente potranno essere dispensati da questo obbligo, perché inizialmente si era ipotizzato che anche loro dovessero averla. Poi, ovviamente, nel momento in cui col decreto dal 15 giugno cade ogni prescrizione, abbiamo ritenuto che fosse particolarmente bello e importante riprendere la sfilata così come ce la ricordiamo. Certo, magari possiamo vedere insieme alla regia le immagini dell'ultima sfilata, abbiamo ritrovato prima della pandemia naturalmente. Lo sforzo, insomma, che adesso anche diciamo, di organizzativo più importante, anche di concentrazione, di valutazione di varie opzioni, è quello che vi sta vedendo protagonisti appunto insieme alla prefettura e alle forze dell'ordine per il concerto della serata finale o i concerti delle due ultime serate. Come vi state muovendo? Quali sono le indicazioni che avete ricevuto, a cui dovrete attenervi? E poi, insomma, quindi quali sono le novità che ci può già dare? Ma la novità sarà quella di riuscire a confermare tutto quello che noi conosciamo di questa nostra tradizione. Noi stiamo lavorando con la Commissione Cultura e anche con la Commissione Commercio già da diverse settimane, perché abbiamo, insomma, deciso di mantenere, come dire, una convocazione permanente in tutte le commissioni che saranno convocate per aggiornare anche i consiglieri sulle modalità con le quali verranno poi prese le decisioni. Abbiamo già fatto un primo tavolo tecnico in prefettura, sicuramente ce ne saranno altri. E l'input che è arrivato e che abbiamo condiviso ovviamente, e per questo è nata l'esigenza di delocalizzare almeno i concerti all'esterno della città, e quindi dicevo l'input è stato quello di non sovraccaricare il centro con tutte le manifestazioni. Quindi stiamo valutando anche una sede diversa per le giostre, che pure sono come dire, un appuntamento ricorrente, cercando appunto di impiegare più luoghi nella città in modo che non ci sia un concentramento eccessivo al centro, dove invece quello che volevamo garantire era la sfilata nel percorso, come dicevo prima, che conosciamo. Quindi diciamo che delocalizzate non solo i concerti, anche le giostre. Naturalmente sulla delocalizzazione qualche polemica c'è già stata, avrete ricevuto anche, credo, richieste, spiegazioni, informazioni da parte magari degli esercenti, però è chiaro che deve prevalere la sicurezza, altrimenti diciamo in centro una location probabile sicuramente non potrebbe essere Piazza Pepe, rimarrebbe Piazza della Repubblica, però lì credo Infatti, ci sia. no, prego, prego. Dicevo, credo ci sia poi un numero massimo di persone che potrebbero accedervi. Sì, è chiaro. Allora, io sono tra le persone che ha sempre sostenuto che il Corpus Domini è bello così com'è, quindi nel senso che andare a fare delle modifiche è chiaro che implica sempre qualche dubbio, qualche incertezza. Però la pandemia ci ha insegnato anche che a volte sperimentare nuove formule per rendere possibili gli spettacoli, soprattutto gli eventi culturali, alla fine va incontro a tante esigenze, in questo caso di sicurezza, ma anche di ordine e di possibilità di gestire i flussi in maniera ordinata, perché attraverso appunto l'utilizzo di un'area nuova che è stata individuata nell'area di Selvapiana, in alternativa a Piazza della Repubblica, che consente un accesso massimo di 3.300 persone,
con tutti i problemi che però incidono e impattano sulla viabilità cittadina, perché ricordiamolo, significa sottrarre al centro e quindi anche alle attività commerciali i parcheggi già dal giovedì per consentire appunto l'installazione di tutto quello che riguarda la safety e security legata all'evento. Per cui delocalizzare il concerto in altra area, ma soprattutto cercando e puntando su nomi che siano attrattivi, anche solo per il concerto stesso, perché magari no, non a tutti può interessare la sfilata di Misteri. Noi pensiamo sempre, ovviamente, che quello è il nostro evento principale, però avere un'area da poter destinare poi in futuro alla realizzazione di concerti, rientrando in circuiti che oggi per noi sono inaccessibili, perché alcuni artisti chiedono comunque la possibilità di esibirsi davanti a un numero più alto di persone, oltre ovviamente ai costi di cachet che tengono conto del pubblico che, davanti al quale loro potranno esibirsi. Quindi in ogni caso si apre una nuova opportunità per la città e per la regione, di provare a entrare nei circuiti di artisti più famosi. E quindi andiamo incontro sia a questa esigenza di non sovraffollare il centro città, ma soprattutto sperimentiamo un'opportunità nuova che speriamo, insomma, possa consolidarsi nel tempo e consentirci di dare alla città nuove opportunità. E l'area di Selvapiana che avete individuato ha anch'essa una capienza massima, l'avete già valutata? Sì, la capienza massima è di circa 7.200 persone, Beh, insomma, più quindi del il doppio. doppio, diciamo, più del doppio di quello che consente il centro, ma con il vantaggio, tra l'altro, di avere anche un immenso parcheggio a disposizione, perché ovviamente l'area è servita sia dal parcheggio, proprio quello diciamo utilizzato dai tifosi del Campobasso per intenderci, quindi nell'area di Selvapiana, ma con la possibilità anche di ampliare eventualmente i posti attraverso il parcheggio dell'area fieristica. Quindi riusciamo a garantire ovviamente la possibilità per chi andrà al concerto di parcheggiare in tranquillità. Peraltro stiamo anche ragionando sulla possibilità di mettere a disposizione un servizio navette dal centro per i concerti, in modo che anche i ragazzi o le persone insomma, che non vogliono muoversi con l'auto possano raggiungere il luogo senza difficoltà. Senta, assessore, ma per chiudere io ci devo provare. Andiamo più sul rock o sul soul? Abbiamo letto, insomma, dei nomi più ricorrenti che la stampa fa sono il Litfiba, Mario Biondi, cioè, almeno ci conferma che ci sono delle trattative con i loro Allora, rispettivi staff. ci sono diverse trattative, noi speriamo di dare alla città anche, come dire, delle opzioni, in modo tale che ci sia una proposta destinata principalmente ai ragazzi e ai giovani, ma anche a un pubblico più adulto. Quindi lo sforzo che faremo sarà quello proprio di cercare di intercettare i gusti diversi e fare in modo che questa ripresa sia anche un segnale di fiducia per la nostra comunità. Sui nomi, niente. I nomi li ufficializzeremo davvero a brevissimo, spero, e lo faremo appena, insomma, abbiamo chiuso il cartellone, perché vogliamo presentare, ecco, il progetto nell'insieme. Allora, Assessore, intanto buon lavoro, in bocca al lupo davvero per questo ritorno dei Grazie. misteri, che è davvero un appuntamento importante, lo è anche per la vostra amministrazione, insomma, il segnale davvero del ritorno alla normalità. Che sia Sì, questo, insomma, infatti ci è questo che auguriamo. ci auguriamo assolutamente, è la gioia più grande. Grazie a Paola Felice, assessore alla cultura del Comune di Campobasso. Buona serata e buon lavoro a lei. Grazie, a presto. Allora, noi ci fermiamo qualche secondo, poi per spostarci, come vi dicevo, a Termoli, dobbiamo occuparci della vertenza che sta interessando la marineria. Delle regioni, con la gente, per la gente molisana.
Allora, come vi avevo anticipato prima della pausa, ci spostiamo a Termoli. Ringrazio molto Paola Marinucci che ci accoglie insieme al suo staff, ai suoi colleghi. Gli armatori di Termoli sono ancora con le barche in porto, ce ne eravamo occupati poco più di un mese fa, il 14 marzo. Abbiamo parlato anche con Paola del grosso problema, insomma, che stavano vivendo i pescatori. Purtroppo le promesse, gli impegni che erano stati presi anche dal governo nazionale non sono stati mantenuti e loro sono fermi ancora in porto ormai da oltre una settimana, quasi due. Paola Marinucci, bentornata, benvenuti a Ciao. tutti. Allora, la situazione non si è risolta, anzi. No, la situazione non si è risolta proprio per niente. Noi siamo qui ormai quasi da 12 giorni e in presidio permanente al mercato ittico. Ci siamo tutti. Negli ultimi giorni, già dalla settimana scorsa, dalla fine della settimana scorsa, si sono uniti i commercianti, i vongolari e la piccola pesca. Quindi tutto il porto di Termoli è fermo. Non perché vuole stare fermo, ma perché purtroppo è costretto a stare fermo. Perché siete E costretti a parlo stare da fermi? sola. Ricordiamolo, quali sono le principali problematiche che vivete ormai da mesi? La principale problematica è l'aumento del prezzo, l'aumento spropositato del prezzo del gasolio. Altre problematiche, a parte, diciamo, le ristrettezze della pesca a strascico da parte dell'Unione Europea, diciamo che sono cose che abbiamo superato, però il problema del gasolio non lo riusciamo a superare. E c'erano stati degli impegni anche a livello nazionale, ci sono Sì, stati anche sì. altri incontri in questi giorni, no? Certo, come non ci sono stati, qui si fanno riunioni in continuazione, siamo in contatto con tutta l'Italia. Stamattina siamo andati a fare una manifestazione a Vasto, dove sono stati bloccati i camion che portavano il pesce di importazione a dei grossisti locali che dopo una breve discussione hanno detto che sono solidali con noi e quindi avrebbero provveduto alla chiusura e a non ordinare più il pesce di importazione. Purtroppo questo è un problema nazionale. A livello governativo ci hanno promesso il credito d'imposta sul primo trimestre, sull'importo speso del gasolio del primo trimestre, però purtroppo ancora escono i codici di attivazione all'Agenzia delle Entrate. Ci hanno promesso un secondo trimestre con il credito d'imposta, che però ancora nemmeno lo deliberano. Ci hanno promesso il pagamento del lontano fermo 2021. Ci hanno promesso un fermo, diciamo, aggiuntivo per vedere di corrispondere qualcosa ai dipendenti, in questo periodo di fermo che non stiamo uscendo, però non c'è nulla. Ci hanno promesso 20 milioni di euro, hanno emesso il decreto, non ci sono le attuazioni, però questi 20 milioni di euro vanno anche all'agricoltura e all'acquacoltura, quindi a noi ci rimangono circa 500-600 mila euro. Beh, insomma, si capisce davvero che sono risposte irrisorie rispetto all'entità della vostra problematica. Ma naturalmente adesso ci sono conseguenze anche sulla ristorazione. La domanda che mi viene di farvi è questa: quanto tempo potrete ancora resistere? Perché è chiaro che voi, stando fermi, non andate incontro a spese che per voi sono diventate quasi insostenibili, però non c'è neanche il guadagno. Vero, perché comunque la barca si usura, la barca la devi andare a controllare. I marinai non li abbiamo ancora sbarcati, quindi non stanno prendendo la disoccupazione. Stiamo facendo il sacrificio di pagarli noi come se fosse che stessero lavorando, però se andiamo con questo stato di agitazione a oltranza, non so fino a che punto potremo farlo. Arriverà un momento che saremo costretti a metterli tutti in disoccupazione, con un aggravio notevole per le casse dello Stato. Certo. Però questa volta siete tutti compatti, mi pare. Voglio dire, l'Adriatico ha risposto in maniera compatta quando ci siamo sentite l'altra volta, poi dopo qualche giorno di protesta avete deciso di tornare in mare perché c'erano delle marinerie che più a nord Sì. lavoravano. Perché purtroppo loro, anche loro come noi, ci hanno provato.
Ci hanno provato, siamo andati in mare ancora un mesetto e mezzo, però abbiamo visto che poi a fine mese, facendo i conti, non restava nulla. L'hanno visto anche i marinai, anche i nostri dipendenti, perché come sai, noi andiamo alla parte, quindi se il reddito c'è per tutti. Certo. Ultima domanda, che supporto state ricevendo dalle istituzioni locali? Ma purtroppo le istituzioni locali che ringraziamo perché ci è venuto a trovare il presidente Toma, ci è venuto a trovare il sindaco di Termoli, nonché presidente della provincia, altri politici ci hanno mandato il loro sostegno, però purtroppo a livello locale, a parte il presidente Toma nella conferenza Stato-Regioni che ha scritto una nota con la busta al governo, anche il sindaco ha intenzione di scrivere una nota a Battistoni facente parte dello stesso suo schieramento politico, però a livello locale non possono fare niente. Anche il Ministero della Pesca è legato un attimino alle autorizzazioni europee, quindi per quanto riguarda il prezzo del gasolio si dovrebbe dare un intervento forte, lo dovrebbe fare il governo. Allora, in bocca al lupo per la vostra protesta, naturalmente ci manca il prodotto Sì, che... abbiamo ricevuto poco fa anche una nota di una signora, una vecchia moglie di un armatore, padre di pescatori, sorella di armatori, che ci ha mandato un'altra nota proprio indirizzata al governatore Draghi. Beh, insomma, speriamo che davvero vi vengano incontro per la tutela di un settore che è fondamentale per il Molise, per il PIL e insomma, che dire, ci manca il prodotto che voi offrite alle Sì, nostre sì. tavole, questo è sicuro. Però assolutamente è comprensibile che non si possa lavorare rimettendoci, questo ormai non è più sostenibile. In bocca al lupo a voi per la vostra Grazie, vertenza. grazie a voi. Speriamo presto di poter dare buone notizie e noi siamo qui a disposizione. Ok. Grazie a Ciao, Paola grazie. Marinucci, grazie a Paola Marinucci e ai Ciao, ciao. suoi colleghi. Ci fermiamo ancora un secondo, torniamo fra pochissimo in studio. Teleregioni, con la gente per la gente molisana. Allora, siamo di nuovo in studio, continuiamo a parlare della vertenza che riguarda i pescatori, gli armatori del Molise, fermi in porto ormai da quasi 2 settimane, ne avevamo parlato il 14 marzo, lo dicevo anche prima, anche con Basso Cannarsa che ringrazio, è in collegamento telefonico con noi. Da allora dunque Cannarsa, nulla di buono è accaduto, nessuna soluzione, nessun impegno è stato mantenuto e voi siete stati di nuovo costretti a non uscire in mare, non lavorare per evitare di perdere denaro, insomma, è così. Sì, oddio, non è cambiato nulla. No, è cambiato perché da quando ci siamo sentiti il gasolio ha continuato ad aumentare fino ad arrivare quasi a 1,20 euro, 1,30 euro secondo le marinerie. Questo impedisce di fatto alle imbarcazioni di prendere il mare perché con i consumi di gasolio che abbiamo la questione diventa ingestibile. Sono state fatte tutta una serie di richieste al governo, al ministero, di impegni, ne sono stati presi tanti, ma di fatto ad oggi non vediamo niente. E quindi le parche sono ferme, è impossibile andare a lavorare. Come diceva lei poco fa, la questione si protrae già da un paio di settimane e ovviamente ci sono gli equipaggi a terra, fermi, senza lavorare e iniziano a esserci preoccupazioni anche per il sostentamento, perché giustamente se non arrivano stipendi non si può pagare le bollette, non si può mangiare. La situazione è molto preoccupante e noi confidiamo da un giorno all'altro che qualche risposta arrivi, ma ad oggi, ripeto, ancora nulla di fatto. Nulla di buono, nulla di positivo, solo in negativo, come lei diceva, perché il gasolio ha continuato a aumentare. Quali sono già le conseguenze? I riverberi sicuramente ci sono anche sulla ristorazione, su quella che poi è tutta la filiera, diciamo, del pesce che sulla costa è importante, anche in vista ormai dell'arrivo dell'estate, si può dire che sia arrivata e quindi dei turisti.
Ma sicuramente, noi già dalla settimana dalla fine settimana scorsa ci siamo sentiti anche con i commercianti termolesi, molisani, che ovviamente con le barche ferme non riescono non possono lavorare neanche loro. E quindi tutte le aziende, le famiglie che vivono di commercio di prodotti ittici sono nella nostra stessa identica situazione. Stessa cosa per la ristorazione, ovviamente su Termoli, su tutta la costa, ma in tutta la regione, i ristoranti che lavorano con base di pesce hanno enormi difficoltà a provvigionare, perché il fermo è quasi in tutta Italia. C'è qualche regione, qualche sporadicamente qualche barca che sta lavorando, ma pesce fresco ormai non se ne trova più, quindi il problema comincia a avere varie ripercussioni. Quindi insomma confidate che le istituzioni, facendo massa critica, perché poi insomma non riguarda più solo i pescatori, il problema non ha mai riguardato solo i pescatori, però dopo i primi giorni è sempre più evidente, confidate nel fatto di fare massa critica e ottenere dalle istituzioni finalmente riscontri, perché ascolto, così diciamo a livello teorico ne avete anche avuto, avete avuto un sacco di incontri se non sbaglio, però poi non sono arrivati atti concreti. Sì, gli incontri ce ne sono stati, ce ne saranno, ma il problema è che purtroppo conosciamo bene qual è la burocrazia italiana. Un ministro prende un impegno, poi bisogna che venga passata la palla all'altro ministero. L'Italia è fatta così. Nelle nazioni che si affacciano nel Mediterraneo, la Francia, la Spagna, dove i pescatori hanno il nostro stesso problema, uh-huh, e diciamo le agevolazioni che hanno avuto più o meno sono uguali alle nostre. Il problema è che l'hanno avuto il giorno dopo, con meccanismi rapidi. Faccio l'esempio della Spagna. La Spagna ha avuto un aiuto, un abbattimento del costo del gasolio che non va al pescatore, va direttamente a chi lo vende. Cioè il pescatore va a fare gasolio che costa un euro e di fatto la fattura gli viene fatturato 80 centesimi. I 20 centesimi arriveranno direttamente al distributore. Noi per avessi 20 centesimi se ne parlerà l'anno prossimo, e intanto oggi bisogna far fronte, quindi è un problema tutto italiano, insomma, non è un problema della pesca. La burocrazia italiana ormai ci ha imbavagliati, ci ha legato, ci ha ammanettato, e questo è un problema di tutti. Bene, Basso Cannarsa, grazie del suo intervento, in bocca al lupo naturalmente per la vertenza che... Viva il lupo, a disposizione, ci sentiamo presto. Speriamo di poter dare presto buone notizie, eh? Noi saremmo contenti. Grazie, la prossima volta saranno belle notizie. Grazie ancora, buon lavoro e buona serata a lei. E buona serata a tutti voi che ci avete seguito anche stasera, questa puntata di Fuoco Incrociato è in replica come sempre domani alle 16 su Teleregione, poi potrete riguardarla tutte le volte che vorrete sul sito teleregionemolise.it alla sezione Fuoco Incrociato. Grazie ancora per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi.